ci racconta la sua esperienza di questa affrontata, ecco. Sì. Da quando era parroco. Ah. Ecco. È una fase popolare, no? A un certo punto, per la prima volta, il Cristo si incontra con la Madonna. Però c'è San Giovanni che porta la notizia alla Madonna. Allora non è parte dalla chiesa del Rosario, e invece Cristo arriva qua. A un certo punto si incontrano e fanno la... Ecco, lei da quanti anni è che l'ha vista questa affrontata? Io sono qui da 45 anni, sono qua. 45 anni che... Sono qua. Anche in pandemia, quando c'è la pandemia? Certo, sono stato parroco. Parroco di questa città. Parroco. E oggi che emozione ha lei oggi? Che emozione ha? Certo. È sempre un'emozione? Ho celebrato stamattina. La Santa Messa. Dov'è lei? Dovute precedenze. Cos'è per Rizziconi l'affrontata, ecco, per un rizziconese? Per un rizziconese è tanta l'affrontata. L'affrontata è una tradizione, una cosa dove un evento dove per noi non c'è Pasqua senza affrontata. Per cui è molto sentita, è molto... come si dice? Senso d'appartenenza. D'appartenenza, è molto. Si attende questo evento. Ecco, un valore che si trasmette da piccoli. Sì, ai... Anche per quanto riguarda i ruoli dei portatori, dei volantini, è un tramandarsi da padre in figlio, da generazione in generazione. Ad onor del vero, per me l'affrontata è la seconda tradizione del nostro paese, la prima con tutte le... Ecco, quante volte abbiamo ammortalato con le telecamere, con una macchina fotografica, con questa... Guarda, io sono giovanissimo rispetto all'affrontata, quindi da quel che mi ricordo sempre io da un 20 anni a questa parte ho sempre immortalato le scene, immortalato anche, diciamo, l'incontro e il clou, quello è il clou. Anche con pioggia e senza pioggia. Diciamo pioggia perché mi sembra che non ha mai piovuto, mai. Perché quando è tempo dell'incontro il cielo si apre. Come impatto con l'incontro.